Nell'epoca turbolenta del Medioevo, quando i regni si scontravano e i castelli punteggiavano il paesaggio, l'arte dell'assedio era una triste realtà. Potenti signori, rivestiti di ferro e acciaio, avrebbero radunato le loro forze e circondato le fortezze dei loro nemici, schierando enormi macchine d'assedio in grado di abbattere anche le mura più formidabili. Eppure, ciò che attendeva all'interno di queste fortezze assediate era un destino spesso peggiore dell'assalto stesso. I prigionieri di guerra, un tempo fieri difensori del loro castello, si ritrovarono catapultati in una nuova e incubica esistenza. La brutalità che affrontarono, la fame lancinante, il terrore incessante, erano tutti una testimonianza del lato oscuro della guerra medievale. Nelle parole del diplomatico e filosofo italiano Niccolò Machiavelli, la guerra è giusta quando è necessaria. Le armi sono permesse quando non c'è speranza se non nelle armi. Nel regno degli assedi, questa brutale necessità era tanto chiaramente evidente quanto le imponenti macchine d'assedio che punteggiavano l'orizzonte. Unisciti a noi mentre torniamo all'epoca medievale, esplorando la triste realtà della guerra d'assedio e il destino di coloro che erano sfortunati a diventare prigionieri. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Gettando le basi, svelando l'arte delle preparazioni per gli assedi medievali. Quando si parla di guerra medievale, gli assedi erano un aspetto cruciale di molte campagne militari. Per assediare con successo un castello o una città fortificata, i comandanti e i loro eserciti dovevano dedicarsi a una pianificazione e logistica meticolose. Questo comportava valutare i punti di forza e debolezza dei loro avversari, procurarsi le risorse e la forza lavoro necessarie e ideare strategie efficaci per superare le difese nemiche. Uno degli elementi più critici di un assedio medievale era l'approvvigionamento. Gli eserciti richiedevano enormi quantità di cibo, acqua ed altre necessità per supportare non solo i soldati ma anche i cavalli, gli animali da lavoro e i lavoratori. Leader militari come Riccardo Cuor di Leone, che famosamente assediò la fortezza costiera di Acri durante la Terza Crociata nel 1189-1191, dovevano garantire linee di rifornimento e stabilire un flusso costante di risorse per mantenere le loro forze durante il lungo impegno. Oltre alle forniture, il reclutamento delle truppe svolgeva un ruolo fondamentale nella preparazione per un assedio. I comandanti avevano bisogno di un'ampia gamma di personale specializzato, da arcieri e fanti a ingegneri e scavatori. La guerra d'assedio era uno sforzo collaborativo che dipendeva dalla combinata competenza di questi vari professionisti. Ad esempio, durante il famoso assedio di Orléans nel 1428-1429, Giovanna d'Arco radunò le forze francesi, fornendo loro nuovo vigore e acume tattico che contribuirono al loro successo finale nel sollevare l'assedio inglese. La costruzione di attrezzature d'assedio era un altro aspetto cruciale delle preparazioni. Squadre di carpentieri, fabbri e lavoratori lavoravano senza sosta per costruire una gamma di formidabili macchine d'assedio, ognuna progettata per superare specifici ostacoli. Il trabucco, ad esempio, era una potente catapulta a contrappeso, in grado di lanciare enormi pietre e altri proiettili a grande distanza. Fu utilizzato con grande effetto durante l'assedio di Gerusalemme nel 1199, dove i crociati impiegarono queste macchine per abbattere le imponenti mura della città. Inoltre, gli arieti e le torri d'assedio erano strumenti essenziali del mestiere. Gli arieti venivano utilizzati per sfondare porte e mura, mentre le torri d'assedio, come quelle utilizzate nell'assedio di Costantinopoli nel 1453, permettevano alle forze attaccanti di scalare le difese nemiche e affrontarle in combattimento ravvicinato. Lo sviluppo e il dispiegamento di questi mezzi richiedevano notevoli investimenti in termini di tempo e risorse, ma la loro efficacia nel penetrare le fortificazioni nemiche li rendeva indispensabili. Come parte delle loro preparazioni, i leader militari dovevano anche raccogliere informazioni sui loro avversari. Esploratori e spie venivano inviati a raccogliere informazioni sulle difese nemiche, la disposizione della città o del castello e il morale degli abitanti. Armati di questa conoscenza, i comandanti potevano ideare un piano d'attacco su misura per sfruttare le debolezze nemiche. In alcuni casi, ciò potrebbe comportare finti ritiri, lanciare attacchi diversivi o persino impegnarsi in sotterfugi e intrighi
per seminare discordia tra le fila nemiche. Durante questo periodo, la guerra psicologica era un componente vitale della preparazione all'assedio. I leader militari spesso impiegavano varie tattiche per demoralizzare e indebolire la determinazione dei loro avversari. Ad esempio, durante l'assedio di Château Gaillard nel 1203-1204, il re francese Filippo II ordinò la mutilazione dei prigionieri sotto gli occhi dei difensori del castello, sperando di incutere paura nei loro cuori e accelerare la resa della fortezza. Il manuale dei maestri d'assedio. Svelare le strategie della guerra medievale. Quando si tratta dell'arte dell'assedio, i comandanti militari, durante il periodo medievale, impiegavano una vasta gamma di tattiche e strategie per superare e ingannare i loro avversari. Dall'accerchiamento delle fortezze e dalla distruzione delle linee di rifornimento al ricorso alla guerra psicologica, questi leader abituati alla battaglia non tralasciavano nulla nella loro ricerca della vittoria. Una delle strategie più collaudate impiegate durante un assedio era l'accerchiamento della fortezza o città presa di mira. Schierando truppe per circondare le difese nemiche, i comandanti potevano effettivamente tagliare qualsiasi possibile via di fuga, rendendo sempre più difficile per i difensori ricevere rinforzi o rifornimenti. L'infame assedio di Orléans, 1428-1429, vide le forze inglesi, guidate dal conte di Salisbury, impiegare questa stessa tattica nel tentativo di soffocare la città e costringere i suoi difensori alla resa. Disturbare le linee di rifornimento era un altro aspetto cruciale della guerra d'assedio. Tagliando l'accesso a risorse essenziali come cibo, acqua e materiali, le forze assedianti miravano a indebolire il morale e le capacità di combattimento dei loro avversari. Un esempio notevole è l'assedio di Acri, 1189-1191, durante la Terza Crociata, dove Riccardo Cuor di Leone e le sue forze riuscirono a tagliare le rotte di rifornimento della città via mare, portando infine alla resa della città. Oltre ad accerchiare e affamare i loro nemici, i comandanti medievali cercavano anche di sfruttare le caratteristiche naturali e artificiali del paesaggio. Durante l'assedio di Château Gaillard, 1203-1204, il re francese Filippo II ordinò la costruzione di una diga sul fiume Senna per inondare il fossato del castello, rendendo inutili le sue difese e facilitando un assalto riuscito. La guerra psicologica giocava un ruolo significativo in molti assedi medievali. I comandanti spesso impiegavano varie tattiche per demoralizzare e intimidire il nemico, come mostrare i corpi mutilati dei soldati catturati o diffondere informazioni false sulla forza delle loro truppe. Un esempio particolarmente intrigante di guerra psicologica si è verificato durante l'assedio di Tenochtitlan, 1519-1521, quando il conquistador spagnolo Hernán Cortés e le sue forze sfruttarono la paura dei difensori del soprannaturale, sfruttando un'eclissi solare, che affermavano fosse un segno di favore divino. Un'altra strategia notevole impiegata durante gli assedi medievali era l'uso di zappatori e miniere. Questi ingegneri specializzati scavavano tunnel sotto le mura e le fortificazioni di un castello o città, piantando esplosivi o sostegni di legno che potevano essere bruciati, causando il crollo della struttura. L'assedio di Rochester Castle, 1215, ad esempio, vide le forze di Giovanni d'Inghilterra usare questa tattica per violare le difese del castello e porre fine allo stallo. Le tattiche diversive erano anche una parte comune del repertorio di un comandante d'assedio. Fingendo ritirate o lanciando attacchi su più fronti, le forze assedianti potevano disorientare e dividere i loro avversari, permettendo loro di sfruttare vulnerabilità e ottenere il sopravvento. Nell'assedio di Costantinopoli, 1453, il sultano ottomano Maometto II usò famosamente una tattica diversiva, lanciando un assalto navale sulle mura della città dal mare, mentre attaccava simultaneamente le sue difese terrestri, portando alla caduta dell'impero bizantino. Spionaggio e astuzia erano anche strumenti preziosi nell'arsenale del comandante d'assedio. Infiltrando le fila nemiche, corrompendo individui chiave o diffondendo disinformazione, i comandanti potevano creare confusione e sfiducia nelle forze difensive, indebolendo la loro determinazione e preparando il terreno per un assalto decisivo. Durante l'assedio di Siracusa,
213-212 a.C., il generale greco Archimede sviluppò una serie di macchine da guerra innovative per difendere la città, ma nemmeno il suo genio poté salvare Siracusa quando le forze romane entrarono infine attraverso tradimento e astuzia. Vale anche la pena di notare che le trattative e la diplomazia giocavano un ruolo cruciale durante gli assedi medievali. In molti casi si poteva raggiungere una risoluzione pacifica attraverso il dialogo, risparmiando sia agli assedianti che agli assediati le difficoltà e le perdite di una battaglia prolungata. Ad esempio, durante l'assedio di Tiro, 1187, nella Terza Crociata, Saladino e Corrado di Monferrat raggiunsero un accordo che permetteva agli abitanti di Tiro di lasciare la città indenni, in cambio della sua resa alle forze di Saladino. Motori di guerra, le potenti macchine dell'assedio medievale. Il campo di battaglia medievale era un luogo di caos e distruzione, con eserciti che si scontravano tra un fracasso d'acciaio e le grida degli uomini. In mezzo a questo tumulto, gli ingegneri dell'epoca idearono macchine ingegnose per superare le imponenti fortificazioni che punteggiavano il paesaggio. Questi motori d'assedio, fondamentali nel determinare l'andamento di innumerevoli battaglie, erano una testimonianza dell'inventiva e dell'innovazione dell'epoca. La trebucchetta è uno dei motori d'assedio più iconici del periodo medievale. Utilizzando un sistema di contrappeso, queste massive macchine potevano lanciare proiettili, come pietre o addirittura barili di pece infiammata, a grandi distanze con devastante precisione. Comparendo per la prima volta, alla fine del XII secolo, le trebucchette hanno avuto un ruolo significativo in diverse battaglie chiave, tra cui l'assedio di Gerusalemme nel 1099 durante la Prima Crociata. Si dice che Riccardo Cuor di Leone fosse così impressionato dalla potenza di queste macchine che ordinò la costruzione della sua gigantesca trebucchetta, soprannominata Malvoisin o Cattivo Vicino, durante l'assedio di Acri, 1189-1191. Gli arieti da assedio erano un altro strumento essenziale nell'arsenale dell'assedio medievale. Questi motori, costituiti da un grosso e pesante trave montato su ruote e spesso adornato con una testa d'ariete scolpita, venivano utilizzati per sfondare le porte e le mura delle fortificazioni nemiche. Un primo esempio della loro efficacia è l'assedio del castello di Rochester nel 1215, dove le forze del re Giovanni d'Inghilterra utilizzarono un ariete per sfondare le difese del castello, costringendo i difensori alla resa. Le torri d'assedio, note anche come Belfredi, erano un'altra meraviglia dell'ingegneria medievale. Queste imponenti strutture, costruite su ruote e dotate di ponti levatoi o scale, permettevano alle forze d'attacco di scalare le mura nemiche e ingaggiare combattimenti corpo a corpo. Durante l'assedio di Costantinopoli, nel 1453, il sultano ottomano Mehmed II fece uso di numerose torri d'assedio nella sua campagna di successo per catturare la capitale bizantina. L'altissima statura e la presenza imponente di queste macchine incutevano terrore nei cuori dei difensori e il loro utilizzo spesso segnava un punto di svolta nel corso di un assedio. Le balliste, una grande arma simile a una balestra, venivano anch'esse impiegate durante gli assedi medievali. Questi motori, capaci di lanciare dardi o pietre con grande forza e precisione, venivano spesso utilizzati per colpire specifici punti deboli nelle fortificazioni nemiche o per eliminare personale chiave. Un esempio leggendario della potenza della ballista è l'impresa attribuita all'eroe gallese Owain Glyndwr, che si dice abbia usato una per lanciare una freccia attraverso la fessura per geli gli occhi di un cavaliere inglese durante la rivolta gallese all'inizio del XV secolo. I mangani, un tipo di catapulta che funzionava con un meccanismo di torsione, erano un altro popolare motore d'assedio del periodo medievale. Sebbene meno potenti della trebucchetta, queste macchine erano più rapide da costruire e più facili da manovrare, rendendole un'opzione attraente per i comandanti che avevano bisogno di un'arma versatile ed efficace. L'assedio di Gisors nel 1193 vide le forze di Riccardo Cuor di Leone impiegare mangani nel loro assalto al castello tenuto dai francesi, ottenendo infine la sua resa. L'ingegno degli ingegneri medievali non era limitato alle macchine offensive. Venivano anche ideate macchine difensive, come il buco dell'assassino,
per proteggere le fortificazioni assediate. Queste aperture, tipicamente trovate nei soffitti delle porte dei castelli, permettevano ai difensori di versare olio bollente o lasciar cadere oggetti pesanti sugli attaccanti che tentavano di forzare l'entrata. L'uso di questi formidabili motori d'assedio non era senza i suoi dilemmi etici. In alcune occasioni, le forze d'assedio avrebbero lanciato carcasse malate o resti umani oltre le mura delle fortificazioni nemiche, nel tentativo di diffondere malattie e panico tra i difensori. Questa tattica raccapricciante fu impiegata dai mongoli durante l'assedio di Kaffa nel 1346. Si ritiene che abbia contribuito alla diffusione della morte nera in tutta Europa. L'arte della fortificazione. Difendere il castello nell'epoca medievale. Mentre le macchine da guerra diventavano sempre più potenti, crescevano anche le innovazioni architettoniche e ingegneristiche impiegate per difendere le poderose fortezze che dominavano il paesaggio medievale. Dai vasti fossati alle mura impenetrabili, i difensori di queste bastioni erano costantemente alla ricerca di nuove strategie e tecniche per tenere lontani i loro nemici. Una delle caratteristiche difensive più iconiche dei castelli medievali era il fossato. Spesso riempiti d'acqua, questi profondi e larghi fossati che circondavano una fortezza agivano come una barriera naturale alle forze nemiche. I fossati non solo impedivano il movimento delle truppe e delle macchine d'assedio, ma servivano anche come deterrente contro gli sforzi di scavare tunnel volti a minare le fortificazioni. Un primo esempio di un fossato ben progettato si trova al castello di Caerphilly in Galles, costruito da Gilbert de Clare alla fine del XIII secolo. Il castello vanta un impressionante sistema di doppio fossato, con il fossato esterno, che è il più grande in Gran Bretagna, fornendo un ulteriore strato di protezione contro gli aggressori. I ponti levatoi erano un altro elemento cruciale nella difesa dei castelli medievali. Queste strutture, che solitamente attraversavano il fossato o un fossato, potevano essere sollevate o abbassate per controllare l'accesso alla fortezza. In tempi di pace, il ponte levatoio sarebbe stato abbassato per consentire il passaggio, mentre durante un assedio sarebbe stato sollevato per negare l'ingresso al nemico. L'ingegnoso design del ponte levatoio permetteva ai difensori di mantenere il controllo sulla loro fortezza anche quando circondati da una forza ostile. Il Château de Combourg in Francia, costruito nell'XI secolo, presenta un impressionante ponte levatoio, dimostrando l'importanza di questa caratteristica difensiva nell'architettura medievale. Le feritoie, o strombature, erano un'altra innovazione critica nel design delle fortificazioni medievali. Queste strette aperture verticali nelle mura di un castello permettevano agli arcieri e ai balestrieri di sparare ai nemici in avvicinamento, rimanendo protetti dagli attacchi di ritorno. Le feritoie erano spesso angolate, permettendo ai difensori di coprire un ampio campo di tiro, mentre presentavano un bersaglio minimo agli arcieri nemici. Questo può essere visto nel design del castello di Dover in Inghilterra, costruito durante il regno di Enrico il II nel XII secolo, che presenta una vasta gamma di feritoie lungo le sue mura. Oltre a queste caratteristiche ben note, gli ingegneri medievali impiegavano una serie di altri meccanismi difensivi per proteggere le loro fortificazioni. Porte a saracinesca, pesanti grate di metallo o legno che potevano essere abbassate per bloccare gli ingressi, erano una vista comune nei cortili dei castelli. Le machiculis, aperture nel pavimento delle merlature del castello, permettevano ai difensori di far cadere pietre, olio bollente o altri proiettili sugli aggressori sottostanti. L'Alcázar di Segovia in Spagna, risalente al XII secolo, è uno splendido esempio di una fortezza che incorpora queste e altre caratteristiche difensive. L'ingegnosità degli architetti e degli ingegneri medievali nel creare queste difese formidabili era eguagliata solo dalla determinazione di coloro che cercavano di violarle. Mentre le macchine d'assedio diventavano più potenti e le tattiche più sofisticate, l'arte della fortificazione continuava a evolversi, dando origine a castelli sempre più intricati e inespugnabili. L'assedio silenzioso, la guerra di attrito e la cruda realtà del conflitto medievale. All'ombra di imponenti mura e tra il clamore dell'acciaio che si scontra, la cruda realtà della guerra medievale era spesso definita non tanto dallo scontro di eserciti, ma dalla lenta e inesorabile avanzata della fame e della malattia. La guerra di attrito,
la strategia delle forze assedianti che aspettavano che i loro avversari cedessero per fame o malattia era un aspetto essenziale degli assedi medievali e il suo impatto era avvertito sia dai difensori che dagli assedianti. L'assedio di Orléans nel 1428-1429, durante la Guerra dei Cent'anni, fornisce un esempio sorprendente della guerra di attrito in azione. Mentre le forze inglesi, guidate dal conte di Salisbury, circondavano la città, stabilirono un blocco, tagliando rifornimenti vitali e intrappolando gli abitanti all'interno delle mura. I difensori, tra cui Giovanna d'Arco, combatterono valorosamente per rompere la morsa, ma con ogni giorno che passava, la loro situazione diventava sempre più disperata, mentre le scorte di cibo diminuivano e lo spettro della fame si avvicinava sempre di più. In modo simile, il grande assedio di Malta nel 1565 vide le forze dell'impero ottomano, guidate dal gran visir Mustafa Pascia, utilizzare tattiche di attrito contro i cavalieri ospitalieri che difendevano la fortezza dell'isola. Per diversi mesi, le forze ottomane sottoposero i difensori a un costante bombardamento, tagliando allo stesso tempo l'accesso a cibo e acqua. Le dure condizioni ebbero un forte impatto su entrambi i fronti, ma la determinazione dei difensori fu infine rafforzata dall'arrivo di rinforzi che contribuirono a cambiare le sorti della battaglia. Anche la malattia ha giocato un ruolo significativo nell'esito degli assedi medievali. Gli spazi ristretti e le condizioni insalubri all'interno delle fortezze assediate fornivano un terreno fertile per la diffusione delle malattie, che potevano decimare le file dei difensori e indebolire la loro determinazione. Un esempio è l'assedio di Tessalonica nel 1422-1430, in cui i difensori furono infine costretti a arrendersi dopo essere stati devastati da una terribile epidemia di peste all'interno delle mura della città. Nemmeno le forze assedianti erano immuni ai flagelli della malattia. Durante l'assedio di Harfleur nel 1415, l'esercito inglese sotto il re Enrico il V si trovò afflitto dalla dissenteria, che si diffuse rapidamente tra le file a causa delle condizioni insalubri del campo d'assedio. La malattia mieté molte vittime tra i soldati e indebolì la forza combattente delle forze inglesi, costringendole ad abbandonare il loro piano iniziale di marciare su Parigi e concentrarsi invece sull'obiettivo più immediato di catturare Harfleur. La guerra di attrito non era senza i suoi dilemmi etici, come dimostra l'uso controverso delle tattiche della terra bruciata, che prevedevano la distruzione deliberata di coltivazioni, bestiame e altre risorse per negare al nemico il sostentamento. Durante la chevauchée del Principe Nero nel 1355, parte della Guerra dei Cent'anni, le forze inglesi devastarono la campagna francese, bruciando colture e massacrando bestiame nel tentativo di indebolire il nemico, causando una diffusa carestia e sofferenza. Sottovalutando le fondamenta, scavatori, minatori e la lotta sotterranea degli assedi medievali. Nell'ombra sotto la terra, una lotta silenziosa e mortale si svolgeva durante gli assedi medievali. Mentre i soldati si scontravano sul campo di battaglia sopra, scavatori e minatori lavoravano instancabilmente per minare le vere fondamenta delle formidabili fortezze. Questa pericolosa e clandestina forma di guerra richiedeva sia ingegnosità che pura determinazione, poiché attaccanti e difensori si impegnavano in un gioco sotterraneo di gatto e topo. Gli scavatori, soldati specializzati nell'arte dello scavo, erano una parte vitale di qualsiasi forza d'assedio. Il loro obiettivo principale era scavare tunnel sotto le mura della fortezza nemica, indebolendo le sue fondamenta o causando un crollo, creando così una breccia per i loro compagni da sfruttare. Un esempio notevole di questa tattica si può trovare nell'assedio di Château-Gaillard tra il 1203 e il 1204. Guidate da Re Filippo, il secondo di Francia, le forze d'attacco impiegarono scavatori per minare le mura esterne della fortezza. Dopo settimane di faticoso lavoro, gli scavatori riuscirono a abbattere una sezione del muro, permettendo alle forze francesi di assaltare il castello e rivendicare la vittoria. Tuttavia, i difensori non erano senza le loro contromisure. Con la minaccia degli scavatori sempre più evidente, architetti e ingegneri svilupparono soluzioni geniali per rilevare e sventare questi invasori sotterranei. Una di queste innovazioni fu la creazione di gallerie d'ascolto,
stretti passaggi costruiti all'interno delle mura della fortezza che permettevano ai difensori di ascoltare i suoni rivelatori dello scavo. Durante l'assedio di Vienna, nel 1529, i difensori della città, guidati dal conte Niklas Salm, fecero largo uso di queste gallerie d'ascolto. Mentre gli scavatori dell'impero ottomano tentavano di scavare sotto le mura della città, i difensori erano in grado di rilevare i loro sforzi e rispondere di conseguenza. Inondando i tunnel o scavando le loro controgallerie per intercettare gigli attaccanti, le forze viennesi riuscirono a scongiurare il disastro e alla fine costrinsero l'esercito ottomano ad abbandonare l'assedio. Un altro esempio notevole dell'uso degli scavatori e della lotta contro di loro si può trovare durante l'assedio di Ostenda da parte dell'armata spagnola tra il 1601 e il 1604. Le forze spagnole assedianti, guidate dall'arciduca Alberto d'Austria, impiegarono scavatori per minare le difese della città, mentre i difensori olandesi rispondevano scavando i propri tunnel per intercettare e far crollare i tunnel nemici. Questa battaglia sotterranea persistette per mesi, con entrambe le parti che subivano pesanti perdite nelle pericolose condizioni dei tunnel stretti e claustrofobici. In alcuni casi i difensori impiegavano una tattica nota come controscavo, che consisteva nello scavare una profonda trincea intorno alle mura esterne di una fortezza per renderla più difficile da raggiungere per gli scavatori. Questa tecnica può essere vista nella progettazione del castello di Beaumaris in Galles, costruito alla fine del XIII secolo sotto la direzione del maestro James di St. George, un rinomato architetto militare. Inferno di fiamme nell'antica guerra, i misteri e l'impatto del fuoco greco. Negli annali della guerra d'assedio medievale, poche armi hanno catturato l'immaginazione come il fuoco greco. Questa sostanza enigmatica e temibile, capace di inghiottire intere flotte e fortificazioni in fiamme inarrestabili, ha giocato un ruolo cruciale nel determinare l'esito di numerosi conflitti. Ancora oggi, la precisa composizione del fuoco greco rimane un segreto gelosamente custodito, aggiungendo solo al mistero che circonda il suo uso nel calore della battaglia. Sebbene le sue origini siano oscure, si ritiene che il fuoco greco sia stato sviluppato dall'impero bizantino qualche volta nel VII secolo. Figlio di un ingegnere siriano di nome Callinicus di Eliopolis, questa sostanza altamente infiammabile fu impiegata per la prima volta dall'imperatore Costantino IV nel 673 durante le guerre arabo-bizantine. La flotta bizantina, armata di fuoco greco, riuscì a respingere una flotta araba assediante nel mare di Marmara, preparando il terreno per lo status leggendario dell'arma. Il fuoco greco non era una singola sostanza, ma piuttosto una miscela di vari prodotti chimici e ingredienti incendiari, tra cui petrolio, zolfo e calce viva. Quando acceso, produceva una fiamma feroce e tenace che non poteva essere spenta dall'acqua, rendendola l'arma perfetta per la guerra navale e respingendo gli attaccanti durante gli assedi. La ricetta esatta per il fuoco greco è stata persa nella storia e molti hanno cercato invano di ricreare i suoi effetti devastanti. Uno degli usi più famosi del fuoco greco avvenne durante il secondo assedio arabo di Costantinopoli nel 717-718 TTO. Le forze arabe assedianti, guidate dal califfo Sulayman ibn Abd al-Malik, si trovarono di fronte alle formidabili mura teodosiane e alla potente marina bizantina. L'imperatore Leone III, avvertendo il pericolo che la sua città stava affrontando, ordinò l'impiego del fuoco greco contro la flotta invasiva. Il risultato fu una scena di caos e distruzione, poiché le navi arabe furono avvolte in un inferno furioso che non poteva essere spento. L'assedio fu infine sollevato e Costantinopoli rimase intatta. Un altro notevole esempio dell'uso del fuoco greco avvenne durante l'assedio di Tiro nel 1124. In questo caso, l'impero bizantino fornì alle forze crociate il fuoco greco per aiutare i loro sforzi contro le forze musulmane difensive. L'arma incendiaria si rivelò decisiva, permettendo ai crociati di catturare la città e garantirsi una posizione vitale nella Terra Santa. L'uso del fuoco greco non era privo di pericoli, tuttavia. Nelle mani di operatori inesperti o negligenti, la sostanza volatile poteva facilmente portare a vittime amichevoli o alla perdita di attrezzature preziose.
Inoltre, il segreto del fuoco greco era talmente gelosamente custodito dai bizantini che alla fine scomparve dall'uso con il declino dell'impero, lasciando un vuoto negli annali della tecnologia militare. Scontri epici di ferro e pietra. I racconti drammatici di Gerusalemme e Costantinopoli. Durante il Medioevo, le sorti degli imperi e i destini delle nazioni furono plasmati da epici assedi che avrebbero fatto eco nei resoconti della storia. Due degli assedi medievali più famosi, l'assedio di Gerusalemme nel 1099 durante la Prima Crociata e l'assedio di Costantinopoli nel 1453, che segnò la caduta dell'impero bizantino, catturano l'immaginazione con i loro racconti di eroismo, tradimento e la pura forza della volontà umana. L'assedio di Gerusalemme, un evento culminante della Prima Crociata, vide i cavalieri cristiani dall'Europa scontrarsi con i difensori musulmani della città santa. Guidati da figure eminenti come Goffredo di Buglione, Raimondo il IV di Tolosa e Boemondo il I di Taranto, il viaggio dei crociati verso la Terra Santa era stato pieno di pericoli e difficoltà. Tuttavia, giunti alle porte di Gerusalemme, nel giugno 1099 erano pieni di determinazione a catturare la città, che aveva un'immensa importanza religiosa sia per i cristiani che per i musulmani. Mentre i crociati si preparavano al loro assalto, si trovavano di fronte a numerose sfide. Con risorse limitate, costruirono improvvisate torri d'assedio e scale per violare le formidabili mura di Gerusalemme. I difensori, sotto il comando del governatore fatimide Iftikhar ad Daula, combatterono valorosamente, bombardando i crociati con frecce e pietre mentre tentavano di scalare le mura. Infine, il 15 luglio 1099, i crociati riuscirono a violare le mura e riversarsi nella città. La battaglia che ne seguì fu feroce, con entrambe le parti che combattevano senza sosta. I crociati alla fine emersero vittoriosi, ma il post-assedio fu segnato da un oscuro episodio nella storia, poiché molti abitanti della città furono massacrati nel caos che seguì l'assedio. Saltiamo avanti al 1453, ed era pronto il palcoscenico per un altro epico scontro, l'assedio di Costantinopoli. Ultimo baluardo dell'una volta potente impero bizantino, Costantinopoli era ora nel mirino dell'ambizioso sultano ottomano, Mehmed il II. Mentre l'imperatore bizantino Costantino XI guardava le vaste forze ottomane radunarsi davanti alla sua città, sapeva che le probabilità erano contro di lui. Il sultano Mehmed il II aveva a sua disposizione un formidabile schieramento di macchine d'assedio, tra cui la colossale grande bombarda, un enorme cannone in grado di lanciare proiettili di pietra del peso di quasi 600 kg contro le mura della città. Per settimane la città fu sottoposta a un bombardamento incessante, mentre i difensori lottavano per riparare i danni e respingere gli attaccanti. I difensori di Costantinopoli impiegarono tattiche ingegnose per prolungare la loro resistenza. Usarono una gigantesca catena per bloccare le navi ottomane dall'entrare nel Corno d'Oro, costringendo il nemico a ideare strategie alternative per superare questo ostacolo. I bizantini si affidarono anche alle leggendarie mura teodosiane, che avevano resistito a innumerevoli assedi nel corso dei secoli. Ma il 29 maggio 1453 l'impensabile accadde. Dopo un feroce assalto finale, gli ottomani riuscirono a violare le mura e le loro forze entrarono nella città. L'imperatore Costantino XI, rifiutando di arrendersi, si gettò nella mischia e scomparve nella storia, il suo corpo mai ritrovato. Con la caduta di Costantinopoli, l'impero bizantino giunse al termine e iniziò un nuovo capitolo della storia. Sotto l'ombra dell'assedio, la sofferenza dimenticata dei civili. Mentre il rumore dell'acciaio e il fragore delle macchine d'assedio riecheggiano attraverso la storia, le voci degli innumerevoli civili colpiti dagli assedi medievali spesso passano inosservate. Le conseguenze di questi conflitti prolungati sulla popolazione civile erano di vasta portata, col lavoro forzato, carenza di risorse e potenziale massacro, dopo la caduta di una città che gettava un'ombra oscura sulle vite di coloro che si trovavano nel fuoco incrociato. Un esempio evidente dell'impatto devastante sui civili durante un assedio è l'assedio di Orléans tra il 1428 e il 1429. Questo evento cruciale durante la Guerra dei Cent'anni vide l'esercito inglese guidato dal conte di Salisbury assediare la strategica città francese di Orléans.
Con le scorte alimentari in diminuzione e la minaccia della carestia incombente, la popolazione civile di Orleans fu costretta a sopportare immense difficoltà. Disperati per sopravvivere, si trovarono a consumare cibi meno gradevoli, come animali domestici e vermi. Il lavoro forzato era un'altra conseguenza comune degli assedi, poiché l'onere di costruire e mantenere le difese spesso ricadeva sulla popolazione civile. Durante l'assedio di Vienna nel 1529, gli abitanti della città furono costretti a costruire terrapieni, riparare breccia nei muri e svolgere altre attività faticose mentre il potente impero ottomano, guidato dal sultano Solimano il Magnifico, assediava la capitale austriaca. Lo sforzo di questo lavoro forzato, unito alla minaccia di malattie e carestia, ebbe un impatto enorme sulla popolazione civile. In alcuni casi, la difficile situazione dei civili, nel mezzo di un assedio, ispirava atti di incredibile eroismo. Durante l'assedio di Leiden, tra il 1573 e il 1574, nell'ambito della Guerra degli 80 anni, la città olandese si trovò circondata dalle forze spagnole guidate dal Duca di Alba. Mentre la popolazione di Leiden iniziava a soccombere alla carestia, Guglielmo il Silenzioso, leader della ribellione olandese, ideò un audace piano per rompere l'assedio. Ordinò l'allagamento intenzionale della campagna circostante, permettendo alla flotta olandese di navigare fino alle mura della città e consegnare le forniture indispensabili, costringendo alla fine gli spagnoli ad abbandonare il loro assedio. Tuttavia, le conseguenze degli assedi non erano sempre così clementi. L'assedio di Marra, nel 1198, durante la prima crociata, rimane un freddo monito delle profondità a cui l'umanità può affondare quando spinta dalla disperazione. Mentre i crociati assediavano la città, il cibo divenne così scarso che si risolsero all'atto impensabile del cannibalismo, consumando i corpi dei loro nemici caduti. I civili che sopravvissero alla durata di un assedio non erano sempre garantiti sicurezza, nemmeno dopo la caduta della città. Il sacco di Costantinopoli, nel 1012, durante la Quarta Crociata, vide le forze dei crociati scatenate sulla popolazione della città, saccheggiando, depredando e perpetrando atti di violenza indiscriminatamente. La devastazione inflitta alla città, un tempo grande, fu così grave che non si riprese mai completamente. Il suo stato indebolito contribuì infine alla sua caduta nel 1453. Dalla pietra alla polvere da sparo, l'evoluzione dell'assedio nella guerra. Mentre i secoli si susseguivano, le strategie e gli strumenti utilizzati nell'arte dell'assedio subivano significative modifiche. La continua lotta tra attaccanti e difensori ha portato allo sviluppo di nuove armi, tattiche e alla trasformazione delle fortificazioni sotto l'influenza della polvere da sparo. Questa dinamica interazione tra offesa e difesa ha modellato il corso della guerra medievale, con pensatori e ingegneri innovativi sempre impegnati a rimanere un passo avanti ai loro avversari. L'introduzione del trabucco nel XII secolo, ritenuto adattato dai progetti cinesi e medio orientali, ha segnato un significativo salto nella capacità delle macchine d'assedio. Questa potente arma poteva lanciare proiettili pesanti centinaia di libbre a grande distanza, fornendo una forza distruttiva alle fortificazioni nemiche. Un esempio famoso è il trabucco, noto come Warwolf, costruito da Edoardo I d'Inghilterra durante l'assedio del castello di Stirling nel 1304. Questa enorme macchina, ritenuta il più grande trabucco mai costruito, terrorizzò i difensori scozzesi e giocò un ruolo decisivo nella resa del castello. Mentre i difensori adattavano le loro fortificazioni per resistere all'assalto dei trabucchi e di altre macchine d'assedio, sviluppavano anche nuove tattiche e innovazioni per contrastare i loro avversari. L'introduzione del design del castello concentrico nel XIII secolo, con i suoi multipli strati di mura e strutture difensive, ha permesso ai difensori di resistere meglio agli assalti d'assedio. Uno dei migliori esempi di questo design è il castello di Krak de Chevalier, una fortezza dei crociati nell'odierna Siria. Le sue formidabili difese permisero alla guarnigione di resistere a numerosi assedi, incluso l'attacco prolungato del sultano mamelucco Baybars nel 1271. L'arrivo della polvere da sparo in Europa nel XIV secolo, a seguito dei contatti con la Cina, rivoluzionò la guerra d'assedio.
I primi cannoni erano grezzi e poco affidabili, ma il loro potenziale distruttivo era immediatamente evidente. L'assedio di Harfleur nel 1415, durante la Guerra dei Cent'anni, vide Enrico V d'Inghilterra impiegare un modesto numero di cannoni per violare le mura della città, preludio dei cambiamenti a venire. L'uso crescente della polvere da sparo ha portato a ulteriori innovazioni nelle fortificazioni, poiché le alte mura e le strette torri dei castelli tradizionali si sono dimostrate vulnerabili al fuoco dei cannoni. La fortezza a stella, o trace italienne, è emersa nel XV secolo come risposta a questa nuova minaccia. Queste fortificazioni basse e angolari, con i loro vasti terrapieni e campi di tiro incrociati, sono state progettate per resistere e respingere meglio gli attacchi basati sulla polvere da sparo. Un eccellente esempio è la fortezza da basso a Firenze, Italia, costruita nel XVI secolo da Antonio da Sangallo il Giovane. Questa imponente struttura mostrava la capacità della fortezza a stella di resistere anche ai più determinati degli avversari. Con l'ingresso dell'assedio nella guerra dell'era della polvere da sparo, la corsa agli armamenti tra attaccanti e difensori si intensificò. L'ingegnere francese Sébastien Leprestre de Vauban, che servì sotto Luigi XIV alla fine del XVII secolo, divenne una figura di spicco nella progettazione e costruzione delle fortificazioni moderne. Le tecniche innovative di Vauban, come l'uso del glacis e la costruzione di opere difensive esterne, trasformarono il panorama della guerra d'assedio e le sue idee continuano a influenzare l'ingegneria militare fino ad oggi. Concludendo il nostro viaggio nel mondo affascinante dell'assedio medievale, ricordiamo la lotta incessante tra attaccanti e difensori che ha cambiato per sempre il panorama dei conflitti. Dalle ingegnose innovazioni di ingegneri come Sébastien Leprestre de Vauban agli assedi indimenticabili di Gerusalemme e Costantinopoli, l'assedio nella guerra è una testimonianza della risorsa e dell'adattabilità dell'umanità di fronte all'avversità. Come il grande Leonardo da Vinci disse una volta, «Ci saranno le ali. Se l'impresa non è per me, è per qualcun altro». Infatti la guerra medievale non riguardava solo la forza bruta, ma anche l'incessante ricerca di conoscenza e innovazione che ha modellato il corso della storia umana. Quindi, mentre il sole tramonta sui campi di battaglia del passato, vi invitiamo a riflettere sulla continua ricerca di potere e sullo spirito indomito di coloro che osavano sfidare le apparentemente impenetrabili mura della storia.